Sono le ore 11 del mattino e stiamo andando verso il centro della Medina di Marrakech, che è lontano di casa di mia mamma dove alloggiamo questi giorni e lontano di 3 km circa. E durante questi giorni condividerò con voi questi bellissimi posti e scopriremo insieme il fascino e la bellezza di questa splendida città di Marrakech. Sono in vacanza di circa 15 giorni insieme alla mia famiglia. Questo è il primo giorno. Cerco di far vedervi i posti più famosi e i più importanti da visitare assolutamente durante il vostro viaggio, se in caso pensate a un viaggio a Marrakech, in Marocco. Qui siamo sulla strada per il centro della città. Come potete vedere, le strade sono larghe, tanto traffico, la natura e gli alberi sono verdi. E la persona responsabile del giardinaggio si occupa di annaffiare gli alberi. Siamo all'entrata della Medina, dove c'è la famosa torre Al-Qutubiyya. Siamo ancora di mattina, quindi la temperatura è ancora bassa. C'è chi preferisce camminare sotto il sole. La temperatura del mattino era di 26-27 gradi. Tra le cose più belle che si notano ci sono le carrozze che trasportano i turisti nei loro tour per la città e anche il rumore dei cavalli che camminano lungo la strada. Stiamo andando verso il parcheggio più vicino al centro dove lasceremo la macchina. Abbiamo pagato 2 euro per quasi 5 ore circa. Dopo abbiamo iniziato la nostra passeggiata camminando verso il centro dove iniziamo ad esplorare la città. Ci sono dei negozi piccoli e grandi che vendono abiti tradizionali. Ci sono alcuni hotel e una bellissima fontana all'ingresso dell'hotel, che si distingue per le sue forme decorative di carattere geometrico andaluso-marocchino. Appena all'entrata della Medina c'è un parcheggio delle moto e le bici. Ci sono dei negozi che vendono la roba di bambù fatta a mano, tipo le borse. Negozi che vendono spezie e frutta secca e qualche pensierino di souvenir. Più avanti ci stanno di bancarelle che vendono la menta fresca e gli aromi per fare il tè marocchino. Ci sono le erbe secche, fiori o rosi secchi. Vendono anche le piante. Come potete vedere ci sono anche le cocci in caso comprate le piante da loro da impiantare. E per fare una piccola pausa ci sono dei bar o dei caffè dove puoi divertirti guardando la famosa piazza Jemaa el-Fna dall'alto.